Siamo in bull run, Bitcoin è ai massimi storici, a più di 70.000 dollari e molti di voi probabilmente avranno generato tanti profitti con le cripto. E se io adesso, in questo momento, decidessi di fare cash out, ovvero di prendere i miei profitti e magari trasformare le mie cripto in euro? Probabilmente, ad esempio, molti di voi hanno tante cripto sul proprio wallet, che può essere ad esempio MetaMask, e quindi magari vorranno o vorrebbero prendere dei profitti e trasformare le proprie cripto in euro, magari perché possono servire degli euro per fare delle operazioni nella vita reale, o magari perché si vogliono trasformare, tra virgolette, in dei profitti sicuri. E qual è quindi la migliore soluzione? Te ne parlo oggi in questo video. I motivi per fare cash out con le cripto, ragazzi, potrebbero essere molteplici. Non mi soffermerò in questo video per discutere se sia giusto o meno trasformare le proprie cripto in valuta fiat, ma semplicemente vi darò una soluzione. Molti detengono cripto, ad esempio, su un exchange, e molti exchange danno anche la possibilità di prelevare sul proprio IBAN. Molti altri exchange danno anche la possibilità di spendere con la carta, e invece tanti altri exchange non danno queste possibilità. Inoltre, molti di voi magari detengono le proprie cripto su un wallet, che possa essere MetaMask o qualsiasi altro wallet, e quindi magari non sanno come trasformare quelle cripto in euro e prenderle, ovviamente, magari o su una propria carta o su un proprio IBAN. Oggi vi darò una soluzione completa sia per prelevare direttamente sul vostro IBAN, sia per magari spendere le vostre cripto, ovviamente con una carta Mastercard. Ciao amico criptomane e benvenuto in questo nuovo video. Se ancora non mi conosci, io sono Salvatore. Prima di iniziare, però, come sempre, like al video per supportarmi, se apprezzi i miei contenuti, per me è molto importante. Fammi sapere qua sotto nei commenti se ovviamente stavi cercando una soluzione del genere, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e adesso iniziamo. La soluzione di cui parleremo oggi, ragazzi, è Swiss Money, una piattaforma super affidabile, ovviamente con sede in Svizzera, ma questo penso sia abbastanza intuitivo. Questa piattaforma ci dà la possibilità innanzitutto di spendere le nostre cripto con una carta Mastercard, di fare cash out e prelevare le nostre cripto sul nostro bank account, quindi ovviamente sulla nostra banca. Ci dà inoltre la possibilità di scambiare le nostre cripto, quindi fa anche eventualmente da exchange, da wallet per depositare le nostre cripto e ovviamente tanti tanti altri servizi. Quindi ragazzi, una soluzione per chiunque voglia innanzitutto fare cash out, ma anche per chi magari voglia detenere magari le cripto su una piattaforma affidabile ed eventualmente poi scambiarle quando è arrivato il momento. Delle fee da pagare ovviamente ragionevoli, quindi una piattaforma soprattutto anche facilissima da utilizzare per chiunque, che secondo me è una cosa molto molto importante e che ci dà appunto la possibilità di fare tutto quello che vogliamo. Adesso semplicemente quello che dovete fare è cliccare sul link che trovate in descrizione, andare su ovviamente questa pagina e registrare il vostro account. E poi ragazzi, come potete leggere, riceverete anche 25 USDT di bonus. Molto semplicemente, per riceverli vi basterà fare la registrazione, ordinare la carta ovviamente virtuale, che è totalmente gratuita, e fare 3 acquisti da 3 euro. Quindi ovviamente bisognerà ricaricare la vostra carta, potete ricaricarla anche con le cripto o con gli euro, come volete voi. E dopo aver fatto questi 3 acquisti riceverete 25 USDT di bonus, quindi per chi vuole utilizzare la piattaforma c'è anche un bonus in regalo molto interessante. Ovviamente inutile dirvi che potete sia registrarvi dal sito che dall'applicazione, cliccare su Open Account, inserire i vostri dati e successivamente, ragazzi, fare la solita verifica KYC, che è obbligatoria in Italia, perché ragazzi sapete che le vostre cripto vanno non solo dichiarate, ma poi per eventuali plusvalenze, quindi guadagni e cash out, vanno anche pagate le tasse. Adesso vediamo come utilizzare la piattaforma. Questa sarà la vostra interfaccia, molto molto semplice, con poche funzioni e facili da utilizzare sia per l'applicazione che da PC. Io preferisco, ragazzi sapete, sempre il PC. Abbiamo poche cripto, possiamo innanzitutto, ragazzi, depositare euro, quindi ci basterà fare top up per depositare euro sostanzialmente, o con bonifico SEPA o con qualsiasi carta. Exchange per sostanzialmente fare gli scambi tra le cripto, e poi transfer è la funzione proprio per prendere quelle che sono le vostre cripto o gli euro che depositate qua su Swiss Money, ovviamente sul vostro IBAN, quindi trasferimento europeo, trasferimento internazionale, mettete i vostri dati, vedete, con il vostro IBAN e ovviamente prelevate e fate il famoso cash out. Molto molto semplice. Ovviamente ragazzi, voi potete depositare le cripto, quindi scegliete la cripto di riferimento, magari USDT, e ovviamente andate a fare il vostro deposito, quindi Ethereum ERC20 o Tron TRC per pagare meno fee.
ovviamente questo è il vostro address, c'è anche il QR code, e mandate le vostre cripto. Poi da qua, ragazzi, potete fare quello che volete. Potete scambiare le vostre cripto, come vi ho detto, potete innanzitutto prelevarle sul vostro bank account e ovviamente potete, volendo, anche ordinare un IBAN. Quindi se volete proprio un IBAN bancario collegato al vostro account Swissmoney, cliccate su Open IBAN Account. C'è da pagare una fee di 100 euro, che vale ovviamente un'unica volta, ragazzi, per aprire questo IBAN. Successivamente poi non dovrete mai più pagare nulla, non ci sono fee di mantenimento, non dovrete pagare più niente, costa soltanto 100 euro per avere ovviamente eventualmente l'IBAN, che non è nemmeno obbligatorio. Mentre per quanto riguarda la carta è molto più semplice ed è totalmente gratuito. Qua in fondo, ragazzi, vedete che io ho già collegato la mia carta FoxPay a Swissmoney. È un servizio secondario che però è collegato sempre a Swissmoney e potete utilizzarlo soltanto per Swissmoney. Ovviamente adesso vi faccio vedere, qua sotto in basso vi uscirà un QR code da scannerizzare per scaricare l'applicazione FoxPay. Una volta scaricata, a breve vi faccio vedere una piccola video dimostrazione. Farete la solita verifica di FoxPay, che è un servizio ovviamente di pagamento, e vi darà una carta virtuale totalmente gratuita Mastercard. Questa carta sarà ovviamente collegata al vostro account Swissmoney, quindi se avete dei soldi qua, delle cripto, come potete vedere questa è la mia transazione, ho caricato 51 USDT e l'ho appunto Digital Asset Top Up caricati proprio su sulla carta mia virtuale, e infatti ce l'ho su FoxPay adesso. E così poi potete utilizzare le vostre cripto proprio per spendere sostanzialmente con la carta. Quindi se volete detenere cripto potete detenerle, se volete acquistare e depositare con IBAN o prelevare con IBAN potete farlo, se volete scambiarle potete scambiarle, se volete spenderle potete spenderle. Piccola video dimostrazione di come funziona ovviamente l'applicazione. Questa è una simulazione di un account, vedete in basso a tutto, ragazzi, troverete Generate QR Code, basterà ovviamente scansionarlo come possiamo vedere dal video e ci porterà ovviamente all'applicazione FoxPay, applicazione come vi ho detto secondaria ma collegata direttamente a Swissmoney. Vedete, ragazzi, questa è la carta virtuale, ordinarla è totalmente gratuito, è una carta che potete utilizzare per spendere ovunque, è una carta Mastercard tra l'altro, e basterà semplicemente poi cliccare su top up per sostanzialmente caricare la carta stesso dall'applicazione. Quindi una volta creata, che ovviamente impiega un secondo, cliccando su top up carichiamo i soldi che ovviamente abbiamo su Swissmoney sulla carta e da lì possiamo ovviamente o spenderli oppure riportarli su Swissmoney se vogliamo poi convertire in cripto, se vogliamo poi prelevare sul nostro bank account o fare qualsiasi altra cosa. Mentre, ragazzi, sì, piuttosto che euro abbiamo una qualsiasi altra valuta, clicchiamo su aggiungi valuta, dollari, franco svizzero oppure ovviamente sterlina, possiamo aggiungerla tranquillamente e fare tutto quello che vogliamo. La sezione transaction per vedere tutto lo storico delle transazioni, ovviamente poi vi chiederà di fare la solita verifica che già vi ho menzionato, ragazzi, quella è obbligatoria, e poi ovviamente possiamo andare a vedere anche un'altra cosa importante che riguarda le cosiddette commissioni. Se andiamo nella sezione setting e nella sezione fee troviamo tutte le informazioni riguardo le varie fee, sia per quanto riguarda i pagamenti con carta, per quanto riguarda l'IBAN di cui abbiamo parlato, per quanto riguarda FoxPay, quindi il servizio di pagamento con carta, e ovviamente gli asset digitali. Per quanto riguarda, partiamo un attimo dall'IBAN, ragazzi, sapete che costa 100 euro. C'è lo 0,5% di commissioni applicate per ogni ricarica e ovviamente poi commissioni per quanto riguarda l'invio di un bonifico, ovviamente un euro e quant'altro, anche per quanto riguarda il bonifico istantaneo, e varie commissioni, tra cui lo 0,5% in euro applicato per il prelievo degli asset. Ovviamente sapete, ragazzi, che gli IBAN in generale hanno un costo, anche fare movimentazioni, e questo è per quanto riguarda tutto quello che riguarda proprio l'IBAN. Invece, per quanto riguarda i pagamenti con carte e carte virtuali, in questo caso ci sono delle fee molto basse da pagare. Per quanto riguarda i prelievi con carta è un 1% in euro, per quanto riguarda invece le ricariche è lo 0,5% in euro, quindi delle fee molto molto basse. Poi ci sono i servizi ovviamente di FoxPay che riguarda la ricarica della carta, quindi quando andiamo a ricaricare la carta, come ho fatto io, c'è un euro di fee da pagare, anche per quanto riguarda ovviamente il withdraw sul bank account, sostanzialmente tramite SEPA. Per quanto riguarda invece
gli asset digitali, basic service per quanto riguarda business, ragazzi, non ci interessa, quindi andiamo avanti, ma se vi interessa trovate qua anche le informazioni riguardo ovviamente il servizio business, quindi registrazione dell'azienda per quanto riguarda poi i vari business e le varie aziende, che non è il caso di cui parleremo ovviamente in questo video. Poi per quanto riguarda gli acquisti di asset digitali, quindi cripto in questo caso 0.49% in euro, minimo 1,49 euro, caricamento di appunto asset digitali 0.99% quando è maggiore di 0.02 bitcoin e 0% quando è da 0 a 0.02 bitcoin di grandezza, e quindi qua trovate ovviamente tutte le varie cripto. Anche per quanto riguarda cioè in base al deposito che effettuate c'è una commissione diversa da applicare: 0 USDT, 0 USDC e 0 TRX. Vendita invece delle cripto 0.49, sempre lo stesso, minimo 1,49 euro. Caricamento su TRC20 niente, costa 0 USDT. Withdraw di ovviamente asset su TRC costa 12 USDT. Invece prelievo di qualsiasi altro asset digitale, euro 10 euro, dollari 10 dollari, 1.39% in Bitcoin, 1.39% in Ethereum, 18 USDC e 18 USDT e 8 TRX per quanto riguarda ovviamente i prelievi. Mi raccomando ragazzi, prima di fare le movimentazioni andate a vedere le fee da pagare, quali vi interessano in base ovviamente alla cifra che dovete sostanzialmente andare a spostare, acquistare, vendere e ovviamente utilizzare. Capisco che magari per molti le fee, ragazzi, possono essere un grande problema, soprattutto se parliamo di piccole quantità di denaro. Magari pagare delle fee così alte su piccole quantità di denaro può essere un grande problema, mentre su magari quantità molto più grosse diventa relativamente un problema magari. Quindi fate bene le vostre valutazioni. C'è comunque, ragazzi, un costo per utilizzare determinate piattaforme, che in questo caso magari ci danno anche una sicurezza maggiore. Tra l'altro, cosa importante che io ancora non ho fatto, vedete ragazzi questo alert rosso, serve per impostare il 2FA, che è una cosa fondamentale che dovete assolutamente impostare per la vostra sicurezza. Penso di aver detto tutto quello che c'è da sapere. Se c'è una qualsiasi domanda o qualsiasi cosa che non avete capito, me lo scrivete qua sotto nei commenti. Fammi sapere subito che cosa ne pensi nei commenti, lascia un like se questo video ti è stato utile, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Io ti aspetto al prossimo video.